Buonasera, oggi mi trovo alla PAM di Arezzo, precisamente la PAM di Via Tortaia. E voi direte: a me cosa me ne frega che sei andata alla PAM? Beh, il punto è questo, ve lo spiego subito. Allora, cosa è successo? Che sono andata su, di sopra, e vabbè, intanto l'ascensore è in qualche modo... Io ho rischiato e mi sta anche pensiero un po' a riscendere. E poi ora vi faccio vedere che praticamente alla PAM ho trovato una bella, tra parentesi bella, sorpresa. Allora, se uno in carrozzina volesse andare al bagno, voi mi dovete spiegare stasera come cavolo fa. Ma perché, direte voi? Perché? Ora ve lo mostro subito. Allora, pronti? 3, 2, 1. Cioè, allora, ora io non è per rompere sempre le scatole, però lo scalino al bagno ancora mi manca. Quindi, prova. Eh? Prova. Ah, si prova. Ora vi mostrerò che non è assolutamente fattibile. Se non mi scappa ad andare. Oddio! No. Il gabinetto. Non è. Niente. Non è fattibile. Vai. Eccoci. Ok. Ora uno come fa? Niente. Cioè, poveraccio. Anche il diritto di andare a fare i nostri bisogni è stato levato. Io penso che, come dico sempre, se queste non sono barriere mentali, allora ora mi chiedo, se a uno di voi, politici o comunque signori dell'amministrazione, vi scappa ad andare al gabinetto e vi siete ritrovati anche momentaneamente in carrozzina, o comunque ci avete delle difficoltà con le stampelle o col bastone, come fate? E vi ci fate portare, per forza. Però non è tanto bello. Io ragazzi, ho distrutto tutto. Io ragazzi, vabbè, è vero che questa lassù è una zona un po' desolata ormai. Ah, oltretutto possiamo notare che uno potrebbe dire: ma che te ne frega, c'è il bagno per i disabili. Ora, io non credo che questo qui sia il bagno per i disabili. No. No. Ma cosa non c'è l'etichetta dell'omino in carrozzina? Sarebbe il colmo se il bagno per i disabili l'ha detto. No, non c'è. Appunto, te che ci sei andato, poi constatà che non c'è. Insomma, ragazzi, io... cerchiamo di abbattere queste barriere architettoniche e quelle mentali, che sarebbe anche ora. Ciao, alla prossima.